che era un professore di scienze naturali di Modena, e dall'ingegnere Salimbeni, che era un ingegnere membro dell'Accademia delle Scienze, fu anche sindaco di Nonantola, quindi praticamente la prima comparsa dell'Origine delle Specie vede Modena come centro culturale mondiale. Mi faceva piacere ricordarlo, visto che siamo qui a Modena. Darwin poi pubblicò la discesa dell'uomo, che è la storia dell'evoluzione dell'uomo, e essenzialmente nei suoi lavori lui racconta un po' come è avvenuta l'evoluzione, e l'evoluzione tende a dare un'immagine un po' diversa dell'idea che veniva data in generale sulla anche l'origine dell'uomo. L'origine dell'uomo, questo è quello che viene raccontato nella Genesi, in cui si dice, come tutti ben sappiamo da quando eravamo bambini, che il Signore Dio fabbricò la donna dalla costola che aveva tolto Adamo. Quindi Eva era un derivato dell'uomo, un prodotto secondario, diciamo. San Tommaso d'Aquino poi aveva un'altissima idea della donna, che veniva considerato appunto un errore di natura, un maschio malriuscito e deforme, qualcosa che non è previsto ma deriva da difetto. E questa idea della donna non era solo nella religione cattolica o cristiana, perché in realtà l'idea che le donne fossero dei prodotti di sottordine era ben radicata anche nella cultura greca. Questo è quello che pensava Pitagora, emerito per tante cose, certamente non per questa frase. Ma dato che la cultura popolare dice sempre che non c'è fumo senza arrosto, viene da dubitare se effettivamente le donne siano veramente uguali o diverse dai maschi, se siano veramente un prodotto mal riuscito, visto che tutti sostengono che siano una cosa così schifosa, o se siano appunto un prodotto di sottordine, se è giusto che svolgano un ruolo subalterno nelle nostre società. Queste sono le domande che noi ci poniamo e cerchiamo di dare delle risposte. Le donne sono veramente diverse dai maschi? Io credo che non ci voglia molto a capire che effettivamente le femmine sono diverse dai maschi. E non sono diverse dai maschi solo nell'aspetto, nell'anatomia, ma anche nel cervello. Questa è una cosa molto scherzosa, in cui si mettono a confronto scherzosamente i modi di pensare, di comportarsi maschi e femmine, e si vede, ciascuno può guardare qua e là, mandando dei commenti, che effettivamente il modo di pensare degli uomini o delle donne è diverso. Allora, le donne sono veramente diverse dai maschi? Possiamo dare la prima risposta, sì. Sono veramente un prodotto mal riuscito? Sono un errore di natura? Per dare queste risposte chiediamo aiuto a Darwin. Darwin ha ipotizzato l'esistenza di un'evoluzione, e quindi seguendo l'evoluzione della vita sulla Terra cerchiamo di capire il contributo che hanno dato le femmine per capire se sono effettivamente un sottoprodotto oppure no. Cosa andiamo a cercare? Vediamo quali sono le caratteristiche dell'uomo. L'uomo è un organismo pluricellulare, non possiamo fare da un'unica cellula, apparteniamo agli amnioti, siamo dei mammiferi, siamo dei placentati. Questo dal punto di vista fisico. Dal punto di vista del comportamento, siamo una specie sociale e abbiamo un'altissima capacità cognitiva. Queste sono le caratteristiche dell'uomo. E adesso ripercorreremo la storia dell'evoluzione andando a vedere se le femmine hanno e in quale misura hanno contribuito a queste che sono le caratteristiche proprie dell'uomo. Lo facciamo appunto seguendo l'evoluzione. L'evoluzione, come diceva Darwin, è basata su due principi. Sulla variabilità individuale, cioè anche qua dentro siamo in tanti, non ce n'è uno uguale all'altro, questa è la variabilità individuale. Su questa agisce la selezione naturale, che in un certo ambiente favorisce la sopravvivenza e la riproduzione delle persone più adatte a quell'ambiente. Quindi la selezione va per ogni specie a trovare l'anatomia e la fisiologia che sono più adatte per la riproduzione.
La gente normalmente pensa che la selezione naturale selezioni quelli più adatti a vivere. Se fosse così non saremmo qui, perché in realtà quello che conta non è che un individuo sia più adatto a vivere. Se è più adatto a vivere e non si riproduce, il suo DNA non viene trasferito alle generazioni successive. Quello che è veramente importante non è che un individuo sia il più adatto a sopravvivere, ma che il sopravvivere sia uno strumento per favorire la sua riproduzione. Quindi, quello che è importante è trovare meccanismi che favoriscano sempre di più la riproduzione. Quindi, ciò che importa nell'evoluzione è la riproduzione, cioè il trasferimento del DNA alle generazioni successive. Tutta l'evoluzione è fatta per mettere a punto delle macchine più biologiche che funzionano sempre meglio per riprodursi. Femmine, maschi, abbiamo detto. Le femmine e maschi esistono perché esiste il sesso. Se non ci fosse il sesso, non ci sarebbero le femmine e i maschi. Quando si parla di sesso, di solito si ha un'idea, l'idea che ci ha dato la Chiesa del sesso, quindi una cosa di cui non bisogna parlare, perché in realtà il sesso è una delle più grandi rivoluzioni nella storia della vita, perché appunto ha rivoluzionato il meccanismo della riproduzione. Nella riproduzione esistono due meccanismi: la riproduzione asessuata, cioè senza sesso, e quella sessuata. Quali sono le differenze? Questa è una specie di storiellina che mi sono inventata per far capire il concetto. Immaginiamo di avere una specie in cui, a causa di mutazioni, ci sono due sottopopolazioni. Una, questa specie di omini BC, è, come vedete, tutta pelosa e non ha i denti. Quest'altra, invece, è senza peli ma ha una bella dentatura. Cosa succede se avviene un qualche cambiamento nell'ambiente per cui viene un freddo terrificante? In queste condizioni di freddo è presumibile che questi senza pelliccia muoiono dal freddo. La specie però sopravvive perché rimangono questa sottopopolazione dotata di pelliccia che se la cava. Se invece viene una condizione in cui per un qualche accidente non è più disponibile del cibo, è disponibile solo cibo solido, questi che non hanno i denti moriranno, invece questi che hanno i denti riescono a scranocchiare il cibo, campano. Cosa succede se viene un freddo terrificante in cui tutto il cibo diventa solido, ghiacciato? Questi muoiono, quelli sotto muoiono dal freddo, quelli sopra muoiono per mancanza di cibo e la specie scompare. Che è una cosa un po' ridicola, perché in fondo questa specie ha in sé le caratteristiche che le permettono di sopravvivere. Come specie possiede la pelliccia, come specie possiede i denti, sono in individui diversi. Con la riproduzione sessuata è possibile scambiare dei pezzi di materiale genetico per formare una ricombinazione. Avremo questo poverino qua, che è proprio lo spiegato del caso, senza peli e senza denti, che nella famosa condizione di cui dicevamo prima, il freddo tremendo con tutto il cibo ghiacciato, morirà. Ma questo ha entrambe le caratteristiche e potrà sopravvivere. Questa è la potenza del sesso. Il sesso permette di rimescolare le caratteristiche genetiche aumentando enormemente la variabilità individuale. Avendo questa enorme variabilità individuale, la selezione naturale può trovare sempre o quasi sempre un qualche individuo adatto a quel certo ambiente che quindi consente alla specie di sopravvivere. In realtà la riproduzione sessuata non ha prodotto il sesso, perché, e questo è un esempio in cui ci sono queste due celluline, come vedete sono diverse semplicemente perché una è disegnata rosa e l'altra è disegnata azzurra, ma questi non sono sessualmente diversi, infatti si chiamano tipi di accoppiamento più o meno. Per quand'è che viene fuori? Anche questi fanno la riproduzione sessuata, ma non c'è il sesso. In che cosa consiste il sesso? Il sesso compare quando compaiono gli organismi pluricellulari. Un organismo pluricellulare è, in questo caso, un animale che diventa animale dopo aver percorso un lungo tragitto partendo da una cellula uovo,
che conteneva tutto il materiale che con successive divisioni ha permesso durante lo sviluppo embrionale a questo animale di venire prodotto. Un'occhietta a questo mammifero. Questo è possibile perché? Perché le due cellule che si uniscono sono diverse. Ce n'è una che porta soltanto un DNA, l'altra che invece porta le risorse per poter andare incontro allo sviluppo embrionale. Ecco che compare il sesso. Il sesso è dato da un organismo che produce una cellula uovo che contiene il materiale per lo sviluppo dell'embrione. L'altro, lo spermatozoo, contiene solo il DNA. Tutti sanno che quello che porta il materiale di riserva sono le uova e le fanno le femmine, quello che invece porta solo il DNA fanno gli spermatozoi, sono i maschi, banalità. Quindi, per fare gli organismi pluricellulari abbiamo dovuto avere dei maschi, delle femmine, i maschi che producono gli spermatozoi, le femmine che si fanno carico dell'enorme lavoro di produrre le riserve per permettere lo sviluppo dell'organismo pluricellulare. Quindi gli organismi pluricellulari possono esistere perché le femmine si sono fatte carico di produrre una cellula, cellula uomo, che è quella che contiene tutte le riserve per la produzione delle embrioni. Se procediamo e ad esempio andiamo a vedere durante l'evoluzione cosa è successo nella strategia riproduttiva dei pesci. Io se vi metto questo piatto davanti voi fate fatica a capire se questi siano maschi o femmine, perché dal punto di vista anatomico i pesci, la maggior parte dei pesci, sono indistinguibili dall'esterno e anche dal punto di vista riproduttivo il loro comportamento è molto simile. Qui si ritrovano, le femmine sparano migliaia, centinaia di migliaia di uova, i maschi sparano milioni di spermatozoi, fanno una specie di orgia collettiva, si sviluppano gli embrioni che vanno per gli affari, sono loro, i maschi e le femmine se ne vanno per gli affari. Quindi dal punto di vista anatomico, a parte gli organi sessuali interni, e dal punto di vista del comportamento non c'è molta differenza. Tutto questo viene fatto spinti da degli istinti, che sono questi istinti che spingono alla riproduzione, che vengono gestiti da una parte del cervello, che è la parte più antica, quella che viene chiamata la parte rettiliana, che è quella che appunto controlla il soddisfacimento dei bisogni primari, la riproduzione, l'alimentazione, proprio quelli più primitivi. Le cose sono un po' cambiate nel momento in cui gli animali hanno abbandonato l'ambiente acquoso e sono salite sulla terra. Hanno dovuto fare dei grandi cambiamenti nella loro struttura corporea. È chiaro che hanno dovuto cambiare l'apparato respiratorio, non più branchie ma polmoni, hanno dovuto cambiare la pelle perché altrimenti si sarebbero seccati al sole e soprattutto hanno dovuto cambiare la riproduzione. Come e dove far avvenire la fecondazione, non si può più sparare uova e spermatozoi nell'acqua, quindi sono stati inventati dei meccanismi per fare o una fecondazione interna, oppure come fanno le rane, che il maschio si appoggia sulla schiena, fa scendere lo sperma lungo la schiena della femmina e incontra le uova che vengono man mano prodotte, ma una volta l'uovo fecondato bisogna fornirgli un qualche ambiente in cui l'embrione possa svilupparsi. Sulla terra l'ambiente acquoso non c'è. Quindi per poter risolvere questo problema si sono evoluti i cosiddetti amnioti. Gli amnioti hanno inventato un uovo rivoluzionario, questo uovo tipo uovo da gallina, è l'uovo che ovviamente ha una membrana, all'interno ha, l'embrione sarebbe questa cosa qui, rosina. Questo embrione, oltre ad avere il tuorlo che contiene le riserve nutritive, oltre ad avere quest'altro sacchettino in cui metti i prodotti di scarto, è circondato da questa membranina azzurra. Fra l'embrione e la membranina azzurra c'è una specie di piccola piscinetta in cui, che è il liquido amniotico, in cui avviene lo sviluppo dell'embrione. Questo uovo rivoluzionario ha permesso l'evoluzione degli amnioti,
si va dai rettili, pesci, uccelli, mammiferi, siamo tutti ammirati. Questo comporta però delle conseguenze. Per fare quell'uovo così complicato, l'uovo deve essere grande e è un uovo che viene deposto a terra, quindi viene facilmente mangiato da predatori, quindi deve essere curato. Questo richiede quindi uno sforzo da parte delle femmine che devono tutelarlo. Questo qui è una tartaruga che va a deporre le sue uova. Quindi alla fine, se guardiamo la strategia riproduttiva a questo punto rispetto ai pesci, è un po' cambiata, perché i maschi fanno sempre il loro spermatozoi e li mollano lì. Le femmine invece non solo fanno l'uovo, ma una volta che hanno fatto l'uovo, fecondato, se ne devono anche prendere cura, perché lo devono appunto proteggere. Quindi già a questo punto si vede come l'impegno dei maschi e delle femmine sia diverso. I maschi, riproduzione, sesso. Le femmine, riproduzione, però bisogna dedicare anche un po' di tempo alla cura della prole. Eccoci qua, gli amnioti sicuramente si sono sviluppati per un sforzo evolutivo dato dalle femmine, sono loro che hanno inventato l'uovo che ha risolto la situazione. Il clima cambia dal carbonifero, che era un ambiente estremamente umido in cui c'era un'enorme fantastica vegetazione, si passa al Permiano, che invece è stato un periodo terrificante in cui a causa di enormi cambiamenti nel clima andarono addirittura persi circa il 90% delle specie allora viventi. Quindi ambiente durissimo in cui bisognava fare qualcosa per poter sopravvivere. Il problema dell'uovo era un problema grosso, perché in un ambiente estremamente secco è facile che le uova si secchino. I rettili, hanno dato origine agli uccelli, l'hanno risolta facendo un guscio e covando questo uovo. Nel caso degli antenati dei mammiferi, invece di fare un guscio, si teneva bagnato l'uovo facendo delle secrezioni e covandolo, questo è un ornitorinco, e questo è un meccanismo che ha poi dato origine ai mammiferi. Sempre più caldo. A questo punto non si poteva risolvere anche tenendo bagnato questo povero uovo, per cui invece di fare delle uova si passò a tenere per un certo periodo le uova dentro i dotti o la cloaca o l'ovidotto femminile, fino ad arrivare al punto in cui non solo si teneva l'uovo all'interno del corpo femminile, ma era il corpo femminile che addirittura lo nutriva con il proprio sangue. E siamo ai placentati. Placentati, questo era l'uovo degli uccelli, vedete, somiglia molto, ma in realtà invece di portarsi dietro tutto questo tuorlo che sarebbero le riserve, avviene un meccanismo per cui una parte dell'uovo si attacca al corpo materno e succhia nutrimento dal corpo femminile, grazie alla placenta. La placenta è una cosa rivoluzionaria incredibile, tanto per cominciare è assolutamente incredibile il fatto che sebbene l'embrione abbia solo il 50% del DNA della femmina, non venga rigettato. Se volete fare un trapianto e avete un donatore che ha il 50% del DNA del ricevente, non è compatibile. Bene, per 9 mesi, nel caso dell'uomo, questo embrione sta lì attaccato e non viene rigettato. Quindi ci sono stati dei enormi cambiamenti nei meccanismi immunitari delle femmine. Appunto. Eccoci qua. La femmina deve dedicare rispetto ai maschi alla riproduzione molto più tempo. Il maschio se la capri con qualche minuto, se va bene, le femmine quei 5, 4, 5, 6, 7, 10 minuti, poi ci aggiungono 9 mesi di gravidanza più anche l'allattamento. Eccolo qua. Quindi l'impegno delle femmine sicuramente è molto maggiore. Mammiferi, abbiamo detto, il latte è femminile e anche il fatto che noi siamo mammiferi lo dobbiamo alle femmine. Placentati, il fatto che noi siamo placentati sicuramente lo dobbiamo a un impegno femminile. Le strategie riproduttive, siamo sempre qua. I maschi, molti spermatozoi che vengono abbandonati al loro destino, le femmine, poche uova, e neonati che devono essere nutriti con il proprio corpo per lungo tempo.
La strategia riproduttiva dei maschi è quella, parlando di economia, quando ci si mette in un mercato in cui si ha molto prodotto da vendere, pochi acquirenti, c'è competizione. I maschi fanno moltissimi spermatozoi in confronto alle poche uova che sono a disposizione, perché le femmine ne fanno poca, devono combattere fra di loro per riuscire a accapararsi le femmine. Questo genera una struttura gerarchica di competizione fino a selezionare il maschio migliore, il cosiddetto maschio alfa, che sarà quello che si riproduce. Nelle femmine invece non è quello il problema. Le femmine hanno talmente poche uova che non è che avendo molti maschi o facendo molto sesso riescono ad avere più figli, è sempre quelle uova sono. Quindi per loro è molto più importante rispetto a accoppiarsi molto, curare molto la prole, quello è il meccanismo che consente a loro di trasferire il loro DNA. Questo viene fatto quindi nel caso della placenta, le femmine hanno questo embrione all'interno del loro corpo che cerca di estrarre più risorse possibili dalla madre. La madre cerca di risparmiare, perché se nutre, si dissangua, diciamo, per dar la vita a un figlio, dopo non ha più risorse per poter averne degli altri. E quindi, alla fine, se facciamo di conto, gli interessi dell'embrione che la femmina ha all'interno del proprio corpo sono più simili a quelli del padre, che vuole avere dei figli senza far tanta fatica, rispetto a quelli della madre. Per cui, in realtà, esiste una specie di lotta fra l'embrione e la madre, l'embrione che cerca di succhiare più risorse possibili, la madre che cerca di dargliene il giusto, che è la stessa lotta che esiste fra i sessi. Il maschio cerca di sfruttare al massimo le femmine per avere dei figli più robusti possibili, e le femmine cercano di resistere. Questi non sono soltanto degli interessi diversi tra i maschi e le femmine, sono proprio degli interessi contrastanti. L'interesse paterno è che il neonato estragga più risorse possibili dalla madre. L'interesse materno è risparmiare per poter investire anche su altri figli. E si genera questa lotta fra i sessi a livello della placenta. Nel momento in cui i maschi e le femmine preparano i loro spermatozoi o le loro uova, comincia la guerra. Durante lo sviluppo degli spermatozoi vengono modificati i geni in modo che lo spermatozoo presenta dei geni fatti in modo che tutti i geni che potrebbero fare gli interessi delle femmine vengono annullati. Lo stesso fanno le femmine. Nelle uova vanno a modificare i geni che potrebbero avvantaggiare i maschi e li modificano. Quando si forma l'embrione, questi geni mescolati femminili e maschili si contendono lo sviluppo della placenta. Moltissimi aborti sono spontanei, sono proprio legati al fatto che in questa guerra fra i geni portati dal maschio e portati dalla femmina non si riesca a trovare un equilibrio e quindi si abbia un aborto spontaneo. Lo stesso succede nell'allattamento. Anche nell'allattamento il neonato cerca di estrarre più risorse possibili dalla madre. Anche in questo caso la madre cerca di dare le risorse giuste senza esagerare. E anche in questo caso gli interessi del neonato corrispondono di più a quelli del padre. Ma se la battaglia fra i sessi, nel caso precedente, veniva compiuta, abbiamo detto lo stesso cosa, il neonato cerca di estrarre più risorse e la madre cerca di difendersi. Se a livello dell'allattamento, se a livello dello sviluppo embrionale, i maschi e le femmine combattevano sulla placenta, che era lì che cercava di tirare più o meno risorse dalle femmine, nel momento in cui il neonato nasce, come si fa a combattere la battaglia in favore degli interessi della madre o del padre? Come si fa? La battaglia si fa a livello del cervello e del comportamento del neonato. Nel momento in cui si preparano gli spermatozoi o si prepara un uovo, nell'uovo, mentre le femmine preparano il loro uovo, lo modificano facendo in modo che
quel futuro figlio, quando nascerà, sarà un bimbo buono, tranquillo, carino, che su che il latte giusto sembra sta rompere troppo le scatole. Questo è quello che succede. Questo è un cervello in costruzione, diciamo, in cui si vedono dei colorini diversi. Questi colorini azzurri sono parti del cervello che vengono prodotte sotto il controllo dei geni forniti dal padre. Quelli rosa sono delle parti del cervello che vengono costruiti nell'embrione sotto il controllo dei geni forniti dalla madre con le sue uova. Quindi, man mano che il bimbo viene costruito, il suo cervello e saranno i suoi comportamenti futuri vengono gestiti dal genitore. Cosa produce i geni paterni? I geni paterni vanno a agire aumentando il funzionamento di questo sistema limbico, che è un sistema dei mammiferi legato ad atteggiamenti predatori e normalmente anche questo è legato ai bisogni primari egoistici e associati. Nel caso invece dei geni sotto il controllo della femmina sono quelli soprattutto della corteccia, che sono quelli che modulano il comportamento di un neonato più tranquillo, più buono, più esigente, meno esigente, e sono geni, e questa parte del cervello è poi quella che diventerà evolutivamente quella più sviluppata negli organismi, nei mammiferi superiori, che è quello che controlla l'emotività, le emozioni, le interazioni con gli altri. Eccoci qua, socialità, capacità, cognitiva. Siamo sempre allo stesso punto, i maschi si riproducono sempre così. A questo punto si vede chiaramente come le femmine, la riproduzione, il sesso, incida pochissimo. Il loro impegno è soprattutto nella cura della prole. E questo famoso... due immagini del comportamento mentale sono abbastanza evidenti. Per i maschi, e adesso abbiamo capito perché, sesso è nella loro natura, come si suole dire, è previsto da circa 4-5 miliardi di anni che sia così, e va bene che sia così. Nel caso delle femmine, sono più interessate a badare i loro figli, quindi hanno sempre mal di testa. Altra cosa che caratterizza l'uomo, abbiamo detto, e visto che stavamo parlando del cervello, ci stiamo arrivando, socialità e capacità cognitiva. Noi siamo abituati a pensare alla società, alla socialità come una cosa non scientifica, filosofica. Noi siamo una specie sociale, si fa sociologia, uno fa sociologia e non pensa di fare scienza. In realtà la socialità è il frutto di una strategia riproduttiva. Le specie diventano sociali perché la socialità è un meccanismo con il quale si assicura di più la trasmissione del DNA. Specie come la nostra, che non hanno artigli, che non hanno corna, che non hanno denti, che non hanno niente di niente, che non corrono ai 60 all'ora, non se la sarebbero mai cavata gli individui da soli, non sarebbero mai riusciti a trasmettere il loro DNA. Semplicemente unendosi insieme erano in grado di riprodursi di più, tramandare il loro DNA. Quindi la socialità fa parte della strategia riproduttiva di una specie. La socialità genera cooperazione, la cooperazione favorisce la sopravvivenza vuol dire tramandare il proprio DNA e questo vuol dire il successo di una specie. La socialità è un meccanismo per il successo della specie favorito dalla riproduzione. Socialità può essere semplicemente il rapporto madre-figlio con la famiglia, con una famiglia allargata, con un gruppo sociale più ampio, ancora più ampio, fino ad arrivare agli amplissimi gruppi sociali della nostra specie. Queste sono forme sempre più complesse di socialità che noi abbiamo man mano evoluto semplicemente perché era più vantaggioso per la riproduzione, quindi per trasmettere il DNA della specie, avere dei gruppi sempre più ampi che contribuivano a favorire la riproduzione, la trasmissione del DNA.
E questo perché? Perché l'ambiente diventava sempre più difficile, se non si faceva più unione fa la forza, non si poteva sopravvivere. Per gestire strutture sociali così complesse, sempre più complesse, è necessario avere dei circuiti nervosi sempre più complessi. E qui abbiamo lo sviluppo del cervello. Lo cervello, a un certo momento in poi, è diventato enorme, sempre più grande, perché questo aumento di struttura cerebrale aveva proprio lo scopo di gestire rapporti sociali sempre più complicati. Esiste una teoria per cui del cosiddetto cervello sociale, lo sviluppo del cervello è strettamente legato all'evoluzione della socialità. Quali sono le aree coinvolte? Sono soprattutto quelle più moderne, quelle della cosiddetta neocorteccia, che sono quelle legate all'emotività. Per poter stare insieme, per fare una società, bisogna avere qualcosa che ti lega, e i legami, come vedremo, sono legami di tipo affettivi, che devono essere gestiti dalla presenza di circuiti. E quindi i circuiti nervosi della socialità devono formare e gestire dei legami affettivi fra individui. Cos'è un legame affettivo? Legame, tutti sanno cosa vuol dire, qualcosa che unisce. Affettivo è una parola che deriva dal latino fero, per chi ha fatto, vuol dire portare, cioè è un legame che ti porta, che ti muove, che ti commuove, che ti spinge a reagire ad eventi che coinvolgono gli individui a cui tu sei legato. Un legame affettivo è un legame che ti fa fare delle cose in aiuto o per appoggiare qualcuno a cui tu tieni. Questo determina dei comportamenti. Quindi, questi legami affettivi vengono gestiti da dei circuiti nervosi che vengono organizzati e fatti funzionare attraverso un ormone che si chiama ossitocina, il cosiddetto ormone dell'amore. E l'affetto è anche lui gestito da dei neurotrasmettitori che fanno parte del sistema della ricompensa, con dei neurotrasmettitori, dopamina, endorfine, che sono quelli del piacere, che quelli tristemente sono stati poi, vengono utilizzati anche dalle droghe. Sono dei circuiti che originariamente sono stati e si sono evoluti per formare dei legami che alla fine diventano i legami che legano a una droga o all'alcol o al giocare d'azzardo. Sono quegli stessi circuiti che vengono sfruttati per cose tremende. Il primo legame, abbiamo detto, che è il legame madre-figlio, quindi prevede un cervello che si è evoluto per gestire le interazioni fra madre e figlio. Cosa comporta il comportamento materno? Prima di tutto, il comportamento materno è altruistico, le madri si sacrificano per i figli. Per farlo devono esistere dei circuiti dell'altruismo e del sacrificio, perché i comportamenti noi non li facciamo perché pensiamo, ma perché abbiamo qualche cosa nel cervello. Se quei circuiti non li avessimo, sacrifici non li faremmo. Per fare un sacrificio, nel corso dell'evoluzione, si è dovuto convincere un individuo a sacrificarsi, a volte addirittura mettendoci la vita per qualcuno. Ci deve essere una qualcosa che spinge talmente forte dall'interno un individuo che non era assolutamente razionale, perché stiamo parlando di animali, che si deve fare. E che cosa sono questi? Sono dei circuiti che convincono che la persona alla quale si è legato praticamente parte di te. Tu sei disposto a sacrificarti per te stesso? Bene, quell'individuo a cui sei legato è parte di te, tu sei disposto a sacrificarti per una parte di te. I figli sono pezzi e core, ecco, sono pezzi della vita. Poi ci vogliono i circuiti per riconoscere che quello è figlio tuo e che quindi tu ti sacrifichi non per un altro, e che verso quel figlio tu fai certe cose, non certe altre, perché se fai le cose giuste sopravvive, se fai le cose sbagliate quello muore. Quindi sono tutti circuiti che si devono evolvere per poter determinare questi comportamenti, che sono i comportamenti della forma di legame più semplice, che è il legame materno.
quindi legami affettivi più semplici, madre e figlio, che però anche quelli sono molto complicati, perché le interazioni che ha un topino con i suoi piccoli sono molto diverse da quelle che ha una mucca col suo vitellino e sono ancora molto diverse rispetto a quelle che hanno, abbiamo noi rispetto ai nostri piccoli, perché viviamo tutti in ambienti molto diversi, in condizioni diverse e ciascuno ha selezionato un tipo di legame e un tipo di risposta per le sue esigenze. Comunque tutti sono legati a quei principi che vi dicevo prima. Anche in questo caso ci sono differenze, noi abbiamo questa mania della pulizia perché le femmine devono nel corso dell'evoluzione i circuiti della pulizia sono quelli che hanno salvato la vita a tanti neonati. Anniversari e compleanni, le femmine hanno questo atteggiamento di ricordare affettivamente i cari, i maschi si ricordano altre cose. Evoluzione dell'ambiente, sempre peggio, sempre più difficili, necessità di allargare ad altri individui la cura della prole, circuiti nervosi che devono gestire nuovi legami effettivi. Quindi man mano il cervello è diventato sempre più grande perché è stato costretto a gestire interazioni fra individui sempre più complicate, quindi sempre forme più complesse di socialità. Oltre a quelli fra madre e piccolo, ad esempio già nei lupi sono cooptati anche i fratelli a dare una mano, nei leoni molte sorelle non solo si aiutano fra di loro ma addirittura allattano indifferentemente i figli degli altri. Nella nostra specie addirittura le femmine da un certo punto in poi non producono più figli, vanno in menopausa e rinunciano alla loro potenzialità riproduttiva per prendersi cura dei figli, dei propri figli. Sempre più complessi quindi i legami sociali hanno cooptato anche interazioni fra adulti, si sono man mano formati legami che permettono di formare dei legami fra adulti e adulti. Anche questi legami fra adulti e adulti, l'amicizia, ha un significato di tipo sociale di cura della prole. I maschi che andavano a caccia insieme, quindi con gli amici, non lo facevano così perché si andava a caccia insieme, lo facevano perché andando a caccia insieme, formando questi legami fra individui adulti, ottenevano più risorse alimentari per le proprie femmine e per i propri figli. Malgrado questo, dal punto di vista riproduttivo, i maschi competono sempre, questo è l'impegno che loro hanno, e tendenzialmente il tipo di meccanismo riproduttivo maschile tende a formare la poligamia. Il maschio dominante si becca tutte le femmine. Ma è chiaro che nel momento in cui si va a formare una comunità molto ampia di maschi e di femmine, se c'è un maschio che cerca di beccarsi tutte le femmine, gli altri non è che sono contenti, che stanno lì disponibili a lavorare per gli altri. Per cui si è man mano evoluta la monogamia, in cui c'è molto più pace sociale, perché ogni maschio ha la propria femmina. Questo è stato rafforzato dall'innamoramento, utilizzando sempre quei meccanismi del reward system, dei meccanismi della ricompensa, si è sviluppato questa forma di legame tra maschi e femmine che è l'innamoramento, che tiene legati i maschi alle femmine e le femmine ai maschi. Ma le femmine, sempre per tutelare gli interessi dei figli, il loro interesse riproduttivo, per tenere i maschi legati, nella nostra evoluzione della nostra specie sono diventati disponibili all'accoppiamento, a differenza di quello che succede in tanti altri animali, anche durante tutto il ciclo. Nei cani soltanto nei giorni in cui c'è l'ovulazione le femmine sono disponibili. Nel caso delle femmine umane, da circa 2 milioni di anni fa, è comparsa questa disponibilità all'accoppiamento durante tutto il periodo del ciclo. Questo non solo, ma
se si vedesse il momento in cui c'è l'ovulazione, come capita in certe scimmie, che praticamente mettono dei cartelloni di pubblicità, sto ovulando, è chiaro che il discorso che si faceva di cercare di tenere uniti i maschi si ridurrebbe, per cui anche gli organi sessuali esterni femminili non sono evidenti. Questi sono tutti meccanismi messi a punto nel corso dell'evoluzione dalle femmine per rinsaldare il legame con i maschi, sempre al fine di favorire la sopravvivenza dei figli di tutti, e non solo i figli delle femmine, e quindi la sopravvivenza della specie. Questo, come vi dicevo, fa diminuire la competizione tra i maschi. Nella nostra specie i maschi non hanno questi denti, e nella nostra specie i maschi non sono così grandi per darseli di santa ragione e recuperare tutte le femmine. Quindi c'è una socialità con una pace sociale abbastanza notevole nei rapporti. Questo ha prodotto la grande socialità della nostra specie. Socialità, diciamo a mezzo, femmine e maschi se la sono guadagnata insieme. Capacità cognitive. Le capacità cognitive sono legate al cervello. Quanto più grande il cervello, tanto maggiori sono le capacità cognitive. Si sa, la storia evolutiva dell'uomo, l'uomo è diventato intelligentissimo perché il suo cervello è diventato grandissimo. Possiamo immaginare questa cosa come l'evoluzione dei computer. Più il computer diventa grande, più ha potenzialità, e quindi nel corso dell'evoluzione è andato selezionandosi sempre un computer, un cervello sempre più grande per gestire sempre meglio queste relazioni sociali. È stato visto che la crescita delle dimensioni del cervello è in proporzione alle dimensioni del gruppo sociale, il discorso che si faceva. Quanto più grande il gruppo, tanto più grande deve essere il cervello per gestirlo. Ma la questione non è così semplice, perché altrimenti i bisonti sarebbero molto più intelligenti di noi. In realtà questo non è così, perché non è solo le dimensioni del gruppo, quello che conta è il modo con cui è organizzato il gruppo. In particolare, la neocorteccia è tanto più grande non solo quanto il gruppo è grande, ma quanto più il gruppo è sottofrazionato. È chiaro che un gruppo formato di tante unità richiede tanti tipi di interazione che determinano uno sviluppo del cervello molto maggiore. I bisonti, il rapporto è sempre quello, cioè non è che ci siano tante interrelazioni. Questo è il meccanismo della strategia riproduttiva femminile. L'abbiamo detto, sono tante femmine con i loro piccoli che interagiscono fra di loro formando una specie di rete che coopera fra di loro, non è il meccanismo gerarchico maschile. Capacità cognitive. Cosa sono le capacità cognitive? Vengono definite con alcune caratteristiche: cooperazione, molto più femminile, egalitarismo, teoria della mente. La teoria della mente vuol dire mettersi nei panni degli altri. Linguaggio, cioè l'insegnamento, la capacità di insegnare. Cultura, cioè trasferimento di conoscenze. Queste sono aumentate man mano che cresceva il cervello, man mano che cresceva la socialità. Quindi si può senz'altro dire che lo sviluppo della socialità e lo sviluppo delle capacità cognitive sono andati di pari passo. Perché anche le capacità cognitive sono uno strumento riproduttivo. Noi siamo più intelligenti perché con l'intelligenza possiamo gestire meglio relazioni umane, i rapporti con l'ambiente, e questo ci permette di riprodurci di più. Capacità cognitiva, abbiamo detto, cooperazione, sono molto più cooperanti le femmine che non i maschi. Egalitarismo, sono molto più egalitarie le femmine che non i maschi. Teoria della mente, capacità di mettersi nei panni altrui, la cosiddetta empatia. Notoriamente il cervello femminile è molto più empatico. Linguaggio, si dice che le donne non stanno mai zitte, le donne parlano molto di più.
trasferimento della cultura, tendenzialmente sono le femmine quelle che trasferiscono, soprattutto nei piccoli, la cultura del gruppo. Un'ultima cosa volevo dirvi. Noi abbiamo l'idea che grazie a tutti questi meccanismi noi siamo diventati l'Homo sapiens, perfetto. Abbiamo questo cervello magnifico, quindi semplicemente per il fatto che abbiamo avuto dei milioni di antenati che ci hanno gentilmente consentito di avere questo cervello, noi nasciamo e siamo uomini. E questo viene lasciato intendere da questi miti e da questi racconti per cui romoleremo allevati dalla lupa diventarono degli uomini intelligentissimi, fantasticissimi e riuscirono a fondare Roma. Tarzan, anche lui, bambino allevato dalle scimmie, però malgrado questo riusciva a parlare presumibilmente in inglese, era in grado di camminare, volare, faceva cose fantasmagoriche. Mowgli, il bambino allevato dai lupi, anche lui, pur essendo stato allevato dai lupi, era in grado di fare cose magnifiche. In realtà questo non è assolutamente vero. Questa bambina è una bambina nata nell'83 in Ucraina, i suoi genitori erano alcolizzati, non si prendevano minimamente cura di lei, è stata allevata dai cani. Questa bambina, allevata dai cani, pur avendo un cervello umano, non avendo avuto l'interazione sociale con gli umani, non è umana, non ha neanche l'empatia che viene considerata la caratteristica fondamentale degli esseri umani. Non è riuscita a imparare a parlare propriamente, addirittura a fatica a camminare. Il suo quoziente intellettivo è rimasto quello di un bambino di 3 anni. Questa è un'altra bambina, questo è un caso ancora più disperato. Questa è una bambina nata nel 57 che venne recuperata, diciamo, quando aveva già una decina di anni. Suo padre era un pazzo, sua madre una vittima. Anche lei non ebbe alcuna interazione sociale. Anche lei non si è stata assolutamente in grado, per quanto per anni e anni e anni si sia lavorato per cercare di recuperarla, di trasformarla in un essere umano. Eccola qua, questo è il massimo che sia riuscito. Si vede chiaramente che ha dei problemi. Quindi, le capacità cognitive, cosa voglio dire con questo? Voglio dire che anche quel lavoro, nel momento in cui nasce un bimbo, per farlo diventare un essere umano, è un lavoro che viene fatto eminentemente dalle donne. L'educazione dei piccoli, l'interazione con i piccoli, per trasferirgli quello che è la nostra cultura, i nostri sentimenti, le nostre relazioni, vengono fatti dalle femmine. E allora, signor Tommaso d'Aquino, il signor Pitagora, com'è possibile che avendo sotto gli occhi, magari la scienza non la sapevano, però i dati di fatto sono quelli, si vedono, io vi ho fatto vedere delle figure, non è che vi ho fatto vedere delle molecole. Perché? In realtà, fino al 13.000 a.C., fino a che gli uomini erano cacciatori e raccoglitori, le femmine erano altamente considerate nella società. Erano delle popolazioni in cui c'era una scarsissima disponibilità di cibo e soprattutto era una disponibilità di cibo incostante. Era difficile avere dei figli, i figli erano un bene prezioso e quindi anche le femmine erano un bene. Addirittura le femmine erano considerate degli dèi. E cos'è successo dopo? Per quale motivo dopo le femmine hanno perso questo valore che avevano nella società umana? In realtà la struttura sociale di una specie e la sua strategia riproduttiva è un compromesso fra la strategia riproduttiva maschile e quella femminile. Ogni specie adatta quella maschile più aggressiva o quella più proprie esigenze, quindi è l'ambiente che seleziona. In un ambiente con una scarsa disponibilità di cibo, soprattutto la frutta, che non è, le foglie ci sono sempre più o meno, la frutta no, perché c'è il mese che c'è e il mese che non c'è, quindi sono dei momenti in cui c'è e non c'è, c'è il momento in cui ce n'è tanta,
che a quel punto bisogna distribuirla, cioè nel momento in cui ce n'è poca che speri qualcun altro te la dia. Quindi in queste situazioni vale di più la cooperazione egalitaria di tipo femminile, per cui le specie che abitano in questi habitat tendono ad avere dei comportamenti di questo tipo. Quindi comportamenti a rete, che era il comportamento a rete, come abbiamo detto, degli uomini cacciatori, raccoglitori. In queste situazioni i costi di produzione, cioè l'investimento che si fa su un figlio, sono estremamente alti, quindi i figli valgono molto perché ci si è investito moltissimo e anche le femmine valgono molto. In queste, in cui di erba ce n'è tantissima e praticamente se anche muore qualcuno neanche se ne accorge perché poi dopo se ne può fare un altro tranquillamente, invece prevale la struttura competitiva gerarchica di tipo maschile. Quindi c'è il famoso cavallo alfa o il bisonte alfa che gestisce la questione. E per quale motivo? Perché in questi tipi di ambienti in cui c'è una grande disponibilità di cibo, i costi di produzione, gli investimenti per portare a maturità un individuo sono bassi, quindi gli individui hanno poco valore e anche le femmine che li producono hanno poco valore. E cosa c'entra questo col nostro discorso? C'entra sì, perché nel momento in cui l'uomo, grazie alla propria intelligenza, è diventato pastore, ha avuto a disposizione più cibo. Ancora peggio, questo ha prodotto più individui. Lo stesso vale per la terra, quindi prima i pastori, a maggior ragione con lo sviluppo dell'agricoltura, più individui occupano più terra dà più cibo produce più individui, più individui hanno bisogno di più terra, avendo più terra producono più cibo e così via. Ecco che nella società degli agricoltori, in cui c'è grande disponibilità di cibo, grande produzione di individui, gli individui valgono poco, si riforma quella struttura gerarchica di tipo maschile, con a capo un maschio, guarda caso, e al di sotto tutta una struttura gerarchica cui quelli a livello più basso non valgono assolutamente niente, si possono buttare, merce da buttare. Anche la società feudale, il nostro medioevo, era praticamente allo stesso modo. Anche questa è un po' dell'Italia al tempo delle signorie dei principati, questi si facevano tutti la guerra fra di loro, la gente non contava niente, quello che contava era che il signore che stava qui vinceva su quello lì in un loro gioco di maschi per fare chi viveva di più. Alla fine di tutto questo ecco dove siamo arrivati, la società competitiva gerarchica di tipo maschile ormai ha occupato tutta la terra e a forza di darci di tanta ragione non sappiamo dove andare. E le femmine? In tutto questo le femmine sono state produttrici di manovalanza a basso costo in caso di pace e produttrici di carni da cannoni in caso di guerra. Questo è dove siamo arrivati adesso, società competitiva, gerarchica, di tipo maschile. E adesso? Adesso non lo so. So solo che grazie al signor Charles Darwin noi abbiamo potuto andare a analizzare il nostro passato, capire il perché di una certa situazione, siamo esseri razionali, quindi si spera che capiamo anche dove sta il problema, scoperta la causa, forse scoperto il rimedio, non è detto, il signor Trump non mi sembra che abbia un'idea ben chiara sulla questione. Buon compleanno e grazie per l'attenzione. Spero che gli uomini non si sentano in minoranza, vi vogliamo tanto che dire. E sono fatti della vita, mi dispiace.
qualcuno ha curiosità, vuole sapere le cose, là in fondo c'è una mano. Pensano in modo diverso. Sì. E devo fare due domande. Sì. La prima è questa. È scientificamente accertato che pensano in modo diverso? Sì. Sì. Seconda domanda. Per quanto riguarda l'altruismo, sì, io ho sentito dire che talvolta gli scimpanzé ammazzano i loro simili e i gorilla qualche volta mangiano i loro figli appena nati. Questo qui sembrerebbe un po' in contraddizione con quello che lei ha detto. No, non è in contraddizione, perché in realtà loro vengono ritenuti dal punto di vista sociale molto meno sociali di noi. Uno dei meccanismi con cui si è evoluta la monogamia viene ritenuto proprio come un meccanismo per diminuire il rischio di cannibalismo delle maschi sui piccoli altrui o anche sui propri, perché in realtà, dato che appunto, come si diceva, il maschio sesso, 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 se la femmina è impegnata a nutrire un piccolo, non è disponibile nel caso degli scimpanzé o nel caso del gorilla a fare sesso. Quindi, dato che noi parliamo del sesso come meccanismo di riproduzione, ma in realtà per un maschio e una femmina il sesso è una fonte di piacere, basta, cioè sarebbe tutto, e poi dopo cosa succederà. Quindi per questi animali il fatto di uccidere i piccoli vuol dire riavere le femmine a disposizione sessualmente. Quindi ad esempio gli orangutani addirittura stuprano le femmine, cioè sono dei meccanismi ancestrali di modo di adattarsi a un certo ambiente con dei loro significati. È chiaro che sono specie che non spingono questo all'estremo, altrimenti si sarebbero estinti, però sono dei meccanismi in questi equilibri di minore socialità che abbiamo noi, in cui cosa succede? Come succedono nei leoni, quando compare un nuovo leone che vince i leoni precedenti maschi, che erano i maschi di un gruppo femminile, ammazza tutti i piccoli per avere le femmine a disposizione. Due domande, a proposito di questo, un po' questa è un'altra domanda pure. Il fenomeno di ammazzare i piccoli padri maschi, questo è quello che c'è anche negli orsi e nei gatti. È lo stesso meccanismo che si produce in vari tipi di animali. Mia domanda. Poi seconda cosa, una cosa che una volta mi ha colpito è questo. Io sapevo che le cernie, come i pesci, cambiano sesso con l'età. Questo fatto di cambiare sesso con l'età ha sicuramente una sua motivazione evolutiva, però non riesco a capire quale possa essere. Allora, sugli orsi onestamente non lo so quali possono essere i meccanismi, perché io sono soprattutto interessata alla linea evolutiva umana, però presumo che esistano meccanismi consigli. Nel caso del sesso, il sesso in realtà ciascuna specie ha trovato il proprio modo più comodo, diciamo più vantaggioso per il sesso. Noi abbiamo distinti maschi e femmine. In realtà, ad esempio, nei pesci, ci sono dei pesci in cui da giovani sono femmine, alcuni pesci, e questo succede, e arrivati a un certo punto nell'età, quando diventano abbastanza robusti, diventano maschi. Quindi nella stessa vita cambiano di sesso. Questo perché? Perché da giovani fanno le uova, sono femmine, però in queste specie i maschi per diventare dominanti devono combattere, quindi devono essere enormi, grandi. Quindi quando questi pesci assumono le dimensioni
corrette si trasformano in maschi. Ed esistono degli altri pesci esattamente l'opposto. Partono maschi e dato che invece per fare le uova è uno sforzo economico enorme, solo quando diventano molto grandi cambiano sesso e diventano femmine. Poi il sesso è un mondo, quando si dice naturale o non naturale, nel sesso si è visto di tutto, proprio perché, come vi dicevo, il sesso ha lo scopo di aumentare la variabilità. Aumenta la variabilità somatica, ma aumenta anche la variabilità del modo di fare sesso. Quindi si vede di tutto nel sesso. Basta. Quindi, il motivo è quello lì. Altra curiosità? Sì, io vorrei una. Il co-parenting, quello che sì. Interpretiamo, insomma, alle varie semifigli sembra essere anche questo una buona strategia riproduttiva, soprattutto per determinati ambienti particolari. Potrebbe diventarlo anche per l'uomo? Noi siamo già co-parenti, noi addirittura facciamo il cooperative breeding, che ancora di più, perché noi non solo abbiamo i genitori che collaborano nella gestione dei figli, ma noi abbiamo tutto un gruppo sociale, la nonna, la zia, la mamma, ed è estremamente difficile questo, che per noi sembra banale, il fatto che la gestione dei nostri piccoli sia gestita da tutta una famiglia, è stato un meccanismo difficilissimo da gestire. Ad esempio, gli scimpanzé, le femmine di scimpanzé fanno fatica a dare i propri cuccioli a un'altra femmina, proprio perché devi avere fiducia negli altri, devi avere i circuiti della fiducia nella testa per poter dare un bene preziosissimo come un figlio in gestione a qualcun altro. L'uomo, dato appunto che è sociale, che ha costruito tutta la propria storia evolutiva sulla socialità, ha dovuto come prima cosa avere questi circuiti di fiducia negli altri. Infatti questo cooperative breeding è uno dei meccanismi fondamentali nella storia dell'evoluzione dell'uomo, fra l'altro è uno dei meccanismi fondamentali che si ritiene che siano anche alla base dello sviluppo delle capacità cognitive, perché solo se tu hai questi circuiti che ti permettono di interagire con gli altri, sono i circuiti che poi permettono di imparare dalle esperienze agli altri e di insegnare agli altri. Se tu non hai questa, diciamo, feeling per gli altri, che richiede cose abbastanza, veramente dei circuiti difficilissimi da avere, non potresti avere né l'apprendimento né l'insegnamento, quindi tutta la cultura. Prego. Ma il nostro cervello è ancora in crescita? Allora, il nostro cervello dal punto di vista evolutivo? Sì. Dal punto di vista evolutivo, diciamo che tendenzialmente no, ma non perché non lo sia. Perché si abbia evoluzione bisogna che si abbia selezione. Non è sufficiente avere la variabilità, bisogna che si abbia selezione. Nella nostra società di selezione se ne fa poca, quindi non esistono neanche le razze, non esistono le razze umane, quindi proprio non c'è selezione e quindi non ci può essere evoluzione. O cresciamo tutti insieme o non c'è una nicchia che cresca più di un'altra, di solito è l'isolamento o qualche caratteristica che viene premiata, però deve rimanere separata in un qualche momento, perché altrimenti si ridiluisce. Posso fare una seconda domanda? Anche qua. Lei ha detto una cosa che ha detto anche la Montalcini. Che onore. Ha detto proprio a Modena, sì. Che le razze non esistono. Esatto. Io quella lì non l'ho mai capita. In che senso lei dice che non esistono? Allora, nel senso che per definire una razza bisogna che esista un certo grado di differenza genetica,
solo se esiste un certo grado di differenza genetica si può dire che c'è una razza. Okay? Noi guardiamo alcune caratteristiche, ad esempio uno ha la pelle nera, secondo noi quella è una razza, ma è una caratteristica. Noi guardiamo quello con l'occhietto un po' così e diciamo quello è cinese, quindi ha la razza cinese, la razza asiatica. No, quella è una caratteristica. Perché si abbiano razze bisogna che esista un numero molto elevato di caratteristiche che diversificano un gruppo di individui da un altro gruppo di individui. Nel caso dell'uomo non si è mai raggiunto questo livello. Per cui siamo tutti un degradare, un po' di più di uno, un po' di più di un altro, un po' di più di un altro, un po' di più di un altro, ma non c'è mai quella diversificazione tale fra gruppi che possa definire una razza. C'era una volta delle immagini in cui facevano vedere come con piccole variazioni si poteva passare dall'individuo, da un tipo sociale, fisico a un altro tipo fisico, perché in realtà è come dal bianco al nero, è un degradare di colori, di grigi, ma non c'è mai dei pacchetti ben definiti e condensati. Per questo non ci può essere una razza. Scusi. Sì, pre. Ma poi il DNA mitocondriale l'ha dimostrato, no? Certo, la storia anche il DNA mitocondriale è permette di seguire l'evoluzione e questo DNA mitocondriale ha permesso di seguire l'evoluzione dell'Homo sapiens andando a vedere come dal momento in cui l'Homo sapiens ha lasciato l'Africa, in realtà c'è stato un periodo fra i 100 e i 50.000 anni in cui l'Homo sapiens è sparso un po' in Africa, e seguendo il DNA mitocondriale si vede come esistono delle variazioni, poi dopo si è spostato in giro per la Terra, ma sono tutte variazioni lineari senza che ci siano dei tagli netti. Prego. Domanda. Tra l'Homo sapiens e Neanderthal si può definire come che erano due razze differenti? C'era il livello sono di differenza due specie, sono due specie nel senso che della definizione di specie è che non si possono accoppiare, cioè dovrebbero uscire degli individui sterili. In realtà non si sa perché un po' di DNA del Neanderthal è stato trovato anche nell'uomo, per cui forse un tipo di accoppiamento c'è stato, però lì le differenze sono talmente tante che quelle sono addirittura neanche razze, che nell'ambito di una specie ci possono essere delle razze, in questo caso sono differenze talmente grandi che sono due specie diverse. E in quel caso si sono separati molto presto, si sono separati presumibilmente verso 500.000 anni fa, forse 400-500.000, perché erano tutti discendenti dell'Homo erecto, una branca è rimasta in tantissime branche, diciamo che l'evoluzione è tutta fatta a cespugli, poi da un cespuglietto ne parte un altro, da un cespuglietto ne parte un altro, diciamo. Il cespuglio che ha dato origine all'Homo sapiens è tendenzialmente rimasto in Africa. Uno dei rami del cespuglio è arrivato fuori dall'Africa e questo ha dato origine a tantissime sottospecie che poi sono diventate specie, fra cui l'uomo di Neanderthal e un altro che è stato trovato in Siberia, e quelli sono molto diversi perché vivevano in un ambiente totalmente diverso, mentre quelli vivevano in posti freddi, quindi erano costretti ad avere una struttura molto robusta, perché la vita era dura, quindi anche aumentando le dimensioni diminuisce la superficie, diminuendo la superficie perdi meno calore, quindi tutto un discorso abbastanza complesso, ha strutture molto più grosse perché si nutrivano molto più di carne loro, perché lassù c'era poca verdura, diciamo poca frutta, quindi
nutrendosi più di carne, avevano dei denti molto diversi, perché allora non c'era fuoco e senza fuoco bisogna stare lì a grumare con questa carne in bocca che non va giù, che non va giù, che non va giù. E quindi è proprio una struttura ossea completamente diversa. L'uomo sapiens invece in Africa è andato incontro a un fenomeno che si chiama neotenia. In questo ambiente più favorevole, diciamo, sono stati selezionati degli individui non così grossi, grossolani, combattenti, ma degli individui con caratteristiche giovanili. Noi sembriamo dei bambini in confronto a loro, cioè un neonato di scimmia è uguale a noi, è come se nel corso dell'evoluzione dell'uomo si fosse allungata l'età infantile, e infatti poi noi viviamo anche più a lungo, proprio perché si è allungata l'età infantile, abbiamo caratteristiche più da bambini, e questa è stata la nostra fortuna anche intellettualmente, perché i bambini per più tempo hanno un cervello che può apprendere. Noi anche da adulti giochiamo, anche da adulti impariamo, abbiamo ancora un cervello con caratteristiche infantili di plasticità, capacità di imparare, capacità di giocare, capacità di interagire positivamente con gli altri. Questo, ad esempio, sono appunto due differenze enormi fra noi e gli altri. Posso dire un'ultima cosa? Allora, nell'Homo sapiens no, attualmente non ci sono razze, infatti se prima non ci sono popolazioni. Ricordo di aver letto un interessante opuscolo del professor Bambuyani, sì, che parlava di questa roba qua. Ma ci sono state mai razze, per quel che ne si sa, all'interno della specie Homo sapiens, razze diverse in passato? Quello può ben essere, certamente. È difficile con i reperti fossili che si hanno riuscire a percepire una differenza se è una razza o non è una razza, perché vengono quattro ossa. Infatti per molto tempo sono state anche proposte l'esistenza di molte più specie dell'Homo, che c'era Homo sapiens, Neanderthal, Homi, vari Homi. Poi a un certo momento ci si è resi conto che questi che si pensava fossero specie diverse, invece presumibilmente erano semplicemente variazioni della stessa specie. Se prendete il mio scheletro fra 50.000 anni e quello di qualcun altro qui dentro, quel signore alto alto, dicono ecco, queste sono due specie diverse, perché una è piccolina piccolina, l'altro invece grande grande, e cioè, per cui è molto difficile, si fa già fatica a capire se sono specie diverse, proprio perché non si può valutare la statistica della variabilità, immaginiamo riuscire a capire se ci sono state razze, ci saranno state. Quanto più c'è possibilità di di separare, e una volta c'era. Adesso l'uomo si muove, va in giro, si fa, distribuisce, confonde, mescola il DNA. Nel momento in cui c'era meno probabilità di mescolare, era più probabile che si formassero dei gruppi diversi dagli altri, quindi comparissero delle razze che poi sarebbero diventate specie. Prego. Lei ha detto che appunto a causa della società e quindi la mancanza di selezione non vi è più evoluzione, e tuttavia proprio a causa della complessità dei meccanismi sociali vi è un po' una selezione a prima della nascita, nel senso che certi individui possono riprodursi di più di altri. È possibile che ciò porti a un'evoluzione che abbia meccanismi anche molto diversi dall'evoluzione naturale? Allora, l'evoluzione ce n'è solo una, che è quella lì, nel senso che l'evoluzione è quella in cui si selezionano degli individui che sono più adatti a un certo ambiente. Una scelta in quali individui possono riprodursi di più di altri, se è possibile che ciò porti a una selezione? Sì, ho adesso capito. Alla fine è difficile poter dire cosa può succedere. È chiaro che se sono sempre esistiti dei meccanismi in cui era la selezione, ad esempio la selezione femminile, le femmine hanno selezionato con i loro comportamenti certi tipi di individui,
non è soltanto l'ambiente, è anche i rapporti fra individui, cioè il fatto che i cervi abbiano le corna è una sfiga bestiale, e ce le hanno perché le femmine gli piacevano quelli lì, che in realtà voleva dire che quelli erano più robusti di tutti, e se campavano con questi orpelli in testa vuol dire che erano tosti. Per cui è chiaro che può essere l'ambiente sociale che seleziona, in questo senso sì, in questo senso può essere. Certo. L'evoluzione è stata intesa finora soltanto in senso fisico, cioè vedo passare il mio DNA all'incinto, ma adesso con le cruci, con l'attuale struttura sociale, uno per trasmettere se stesso le direzioni successive, può essere tipo cognitivo, cioè io trasmetto, sono Einstein, cioè quindi io posso passare posso passare le mie condizioni di altri individui per viaggi intellettuali, cioè scrivo un libro, faccio un'opera d'arte, questa è un'altra forma di evoluzione. Allora, questo è esiste un meccanismo evolutivo culturale. Come c'è stata l'evoluzione dei geni, c'è stata l'evoluzione della cultura. Anche in quel caso c'è stata fatta una selezione. Delle persone del 300 a.C. Avranno detto 10.000 cose e sono arrivate a noi soltanto quelle dette da uno che ha detto qualche cosa di intelligente, che è sembrato carino e che è stato trasmesso, quindi riprodotto e oralmente poi scritto per generazioni successive. Quelli che non servivano sono andate perse. Quindi tutta la nostra cultura è una fonte di un accumulo di conoscenze pregresse. Come noi, dal punto di vista genetico, siamo un accumulo di geni che si sono aggiunti, anche culturalmente noi siamo un accumulo di conoscenze. Einstein sicuramente, le cose che lui ha detto vengono trasmesse culturalmente, ma dal punto di vista genetico no. Ma questo non toglie che ha fatto per la nostra specie moltissimo la cultura. In fondo noi 10.000 anni fa eravamo lì con l'arco e le frecce, forse non c'era neanche l'arco 10.000 anni fa, e dopo 10.000 anni siamo qua. Quindi le nostre conoscenze culturali e la nostra capacità, prima di tutto, di essere curiosi, che è una cosa rarissima, la curiosità e la spinta a cercare di capire, trovare le cause e trovare soluzioni. Una volta trovate le cause, trovare sistemi, utilizzarli per fare delle cose. E noi man mano tutto questo non solo l'abbiamo fatto, ma siamo in grado, perché siamo in grado di insegnare, che gli altri animali non sanno insegnare, noi siamo in grado di insegnare e di imparare, che gli altri animali non sanno imparare. Noi siamo in grado di scoprire, di insegnare, di imparare. Quindi noi siamo in grado di generare una cultura. Noi siamo qua. Io ho in mano un microfono, c'è un computer qua davanti, possiedo un vestitino di lana, ma ho un paio di pantaloni non di paio, ma facciamo finta che sia. Cioè, ciascuno di noi, tutto ciò che abbiamo è il frutto della cultura, dell'accumulo delle conoscenze in questi 10.000 anni. Tutto ciò che era utile ce lo stiamo portando dietro, ciò che non serviva l'abbiamo perso. Ma il signore che ha inventato il microfono forse non ha avuto neanche figli, non lo so, cioè, ma comunque rimane in noi per la conoscenza che ci ha dato. Prego. Io volevo chiedere se nella storia dell'evoluzione ci fosse qualche animale che per caso avesse avuto un arresto quasi volontario della riproduzione, del tipo che aveva invertito la marcia e tipo ha detto ok, non vedo che magari la popolazione della mia specie si sta evolvendo tanto che non c'è più cibo e allora io smetto di riprodurmi, qualcosa del genere.
E poi se per caso questo, cioè nell'uomo mi accorgo che magari ci sono dei paesi che vivono nella povertà e quindi e le risorse di cibo sono scarse e nonostante questo la riproduzione è molto attiva. E ci sono invece paesi dove le risorse sono molto elevate e la gente comincia magari ad arrestare la riproduzione e mi chiedo se questo non sia forse un inganno un po' del cervello che non, e nel senso l'uomo stia un po' sviando da questa evoluzione dicendo ok, non ci sono più risorse, però io non è che semplicemente voglio sopravvivere, io voglio vivere e quindi in qualche modo il cervello stia nel senso mettendo un po' in crisi questo sistema e quasi controproduttivo, nel senso che non vuole fare, non va nella direzione della riproduzione ma va nella direzione di un perfezionamento un po'. L'ordine di scuderia della vita è sempre stato quello di cercare di riprodursi il più possibile. Questo non toglie che si sia sempre cercato di fare in modo che, di non avere degli sprechi, perché se io mi riproduco tanto, poi dopo il 90% di ciò che ho riprodotto muore, è uno spreco terrificante. Quindi tutta la storia evolutiva animale è stato un tentativo di ottimizzare l'investimento. Abbiamo detto i pesci fanno milioni di piccoli embrioni di pesciolini che muoiono tutti, man mano che si viene avanti c'è sempre un investimento più modesto. E in questo il discorso delle femmine, le femmine hanno messo a punto dei sistemi di controllo delle nascite. Le femmine hanno sempre fatto controllo delle nascite. Il controllo delle nascite è legato al fatto, ad esempio, che nel momento in cui c'è l'allattamento non c'è l'ovulazione, nel momento in cui prima dell'Homo sapiens, già nei scimpanzé, ad esempio, o nel gorilla, sono le femmine che decidono il momento in cui sono disponibili ad accoppiarsi. Quindi esistono tutti dei meccanismi per cui tendenzialmente viene valutato dalla femmina quali sono la disponibilità delle risorse in modo da riprodursi in proporzione alle risorse disponibili, proprio per, visto che per le femmine è uno sfiancamento, non doversi sfiancare per poi vedere i figli che ti muoiono sotto. Nel caso della storia dell'uomo, la storia è, per i motivi che vi dicevo, è diciamo un po' fuori controllo, perché nel tentativo delle femmine di tenere legati i maschi per poter favorire la sussistenza dei propri figli, sono stati messi in atto una serie di meccanismi come il meccanismo del sesso di tipo ricreativo. Il sesso tendenzialmente è ricreativo, non è che uno fa due figli e ha fatto sesso due volte. Okay. Quindi il meccanismo del sesso ricreativo fa sì che, che tendenzialmente si facciano, che le femmine non abbiano più il controllo della produzione dei figli. In più, con lo sviluppo dell'agricoltura è aumentato non tanto dell'agricoltura quanto dell'agricoltura che produce cibo che si può conservare. Perché se uno produce un cibo che non si può conservare, c'è il periodo in cui non c'è niente da mangiare e non c'è niente da mangiare, ecco, anche se ne avevo 8 quintali il giorno prima. Quindi nel momento in cui vengono allevati animali o soprattutto prodotto granaglie e leguminose che si possono conservare, ecco, a quel punto il periodo di fra due gravidanze femminile si è molto rafforzato, perché nel momento in cui uno fa un figlio, dopodiché è sfiancato per un bel po' di anni, non ne fa più, proprio per questioni ormonali, non vanno più in giro gli ormoni che fanno vedere l'ovulazione. È chiaro che se invece le femmine hanno possibilità di mangiare abbondantemente, ecco che invece possono produrre degli altri figli. E questo ha comportato una produzione molto maggiore di figli rispetto alla capacità del territorio di gestire. Ed è questo che è stato un po' il problema del dramma.
legato all'agricoltura, perché noi non abbiamo più una civiltà che produce in funzione delle risorse, perché in realtà noi aumentiamo la produzione di risorse, aumentando la produzione di risorse produciamo più figli, ma riusciamo con la nostra intelligenza a produrre più risorse e così via. Quindi c'è un po' scappato di mano questa cosa. E dal punto di vista del controllo, anche culturalmente, i meccanismi femminili, come vi dicevo, sono dei meccanismi più di controllo delle nascite, ma i meccanismi maschili invece sono dei meccanismi di competizione. Secondo i maschi non c'è il problema, non si fa fatica, non fanno fatica a fare dei figli. Quindi si fa, tant'è vero che la Bibbia promette a Israele di diventare la più grande nazione del mondo dicendo appunto: io sarò il tuo Dio e tu avrai tanti figli come le stelle del cielo. L'ordine di scuderia delle religioni che non vogliono l'aborto, che non vogliono il controllo delle nascite, sono tutte quelle meccanismi maschili struttura verticistica con la logica maschile, che non pensa invece al problema della qualità. Sono tornati ai pesci, cioè le femmine hanno fatto tutta l'evoluzione di fare pochi figli e accudirli. Nella mentalità istintiva maschile invece siamo ancora i pesci, che se ne fa, che se ne va, poi dopo cavoli loro, e chi sopravvive conta sua. Meccanismi, ci esistono dei meccanismi di controllo ancora, perché esistono i meccanismi cosiddetti epigenetici, perché io ho parlato solo per adesso di genetica, ma in realtà esistono poi dei meccanismi in cui l'ambiente controlla in un qualche modo anche il funzionamento dei geni. In certe condizioni l'ambiente può determinare delle meccanismi con cui io vado a modificare o i miei spermatozoi o le mie uova. Esistevano, vi ho detto, quei meccanismi che erano i meccanismi di controllo della placenta, di controllo del cervello. Bene, quei meccanismi sono dei meccanismi che risentono anche dell'ambiente. Quindi in base all'ambiente, in base l'ambiente vuol dire: io sono stressato, gli ormoni dello stress fanno sì che le mie uova vengono etichettate in un certo modo, blocco certi geni rispetto a certi altri, per cui ci sono dei meccanismi che presumibilmente possono controllare anche la riproduzione. C'è un'ipotesi per cui, ad esempio, l'omosessualità potrebbe essere uno di questi meccanismi, in cui in certe situazioni questi ormoni potrebbero, nel corso dello sviluppo embrionale, le madri stressate oppure combinate, possono o già a livello della formazione dell'uovo durante lo sviluppo embrionale modificare la struttura del DNA, non del DNA, etichettare, in realtà rimane lo stesso, vengono messe delle etichettine, queste etichettine bloccano o attivano dei geni che sono sempre lì, che sono scomparsi. E questo determinerebbe poi dei cambiamenti nella struttura del cervello e del comportamento. Però, come dicevo, stiamo arrivando, nel senso che questa possibilità di studiare il comportamento umano dal punto di vista biologico è abbastanza recente, sono state scoperte tantissime cose, ma insomma ce ne va ancora poco. Spero di aver risposto. E la terza, che è una cosa molto stimolante. E io ricordo nella sua conferenza, nel suo Darwin Day che si fece a Formice qualche anno fa, che lei parlò di questo fenomeno, che lui ricordo come questo fatto, che il software può cambiare un po' l'hardware, cioè che la cultura, i comportamenti umani possono anche influenzare l'evoluzione, modificare la struttura hardware del cervello. Sì, perché è il famoso discorso della
genetiche dell'ambiente, quanto noi siamo frutto della nostra genetica o quanto noi siamo frutto dell'ambiente in cui siamo vissuti. È il discorso che vi facevo parlando del contributo che danno le femmine poi al trasformare un bambino appena nato in un uomo oppure no. Sono anche quelli dei meccanismi in cui l'interazione dell'ambiente, che può essere la madre, che possono essere i caregiver, cioè la nonna, la zia, l'interazione col babbo, con lo stupratore, la vita di un bambino ha tantissime esperienze, il fatto che la mamma ti sorride oppure che la mamma ti dà degli schiaffoni, cioè l'interazione, l'ambiente in cui tu vivi determina delle alterazioni nei neurotrasmettitori, negli ormoni che vanno in giro, e questo determina dei cambiamenti nella etichettatura del DNA delle cellule nervose. Quello, il funzionamento di un, del DNA deve essere regolato. Si capisce anche il concetto semplicemente dicendo che il DNA di una cellula cerebrale o di una cellula del fegato è sempre lo stesso, però sono chiaramente diverse, fanno cose diverse, semplicemente perché in un tessuto sono stati etichettati dei geni che sono stati bloccati e funzionano altri, in un altro tessuto ne sono stati etichettati degli altri che sono stati bloccati e funzionano degli altri. Questo è un meccanismo che tutti capiscono, etichetto quello viene fuori il fegato, etichetto quello viene fuori il cervello. Però nel cervello, sotto lo stimolo dell'ambiente, io posso etichettare degli altri geni che mi danno dei diversi comportamenti. Quindi questo determina appunto una grande potenzialità dell'ambiente sul comportamento, e questa è la potenza, in un certo senso, dell'uomo. Noi siamo una specie enormemente adattabile all'ambiente, ma lo siamo perché abbiamo un enorme cervello di tipo infantile, quindi ancora che risente dell'ambiente. Noi risentiamo dell'ambiente, l'ambiente cambia la struttura di queste etichettine che fanno funzionare più o meno certe celluline rispetto a altre celluline. Pensate persino alla memoria. La memoria è fatta con questo meccanismo. Gli stimoli che arrivano etichettano certe cellule, certi pezzi di DNA, per cui in questo, in quello, in quella certa cellula, e fanno dei percorsi che costituiscono i circuiti nervosi della memoria. Sono sempre stimoli che vengono dall'esterno che modificano, senza modificare il DNA, semplicemente mettendogli delle etichettine che lo fanno funzionare di più o di meno. E, fra l'altro, c'era all'origine del libro di Charles Darwin, ci fu questa specie di incontro-scontro con Wallace, che era quello che diceva che invece l'evoluzione era legata all'ambiente, no? Che poi quello che diceva che la giraffa ha fatto il collo lungo perché allungava sempre di più e trasferiva ai suoi piccoli. Per anni si è detto che diceva delle stupidate. In realtà al giorno d'oggi si riprende in considerazione la questione, perché in realtà ha ragione Darwin, nel senso che il DNA che viene trasmesso è sempre quel DNA solido, roccioso, fatto in un certo modo, ma esistono di queste trasformazioni legate all'ambiente che non cambiano soltanto la vita dell'individuo. Io vivo in questo ambiente, ho subito questi traumi e avrò queste sfighe cerebrali tutta la mia vita, pazienza. Ma ci sono delle condizioni ambientali che possono influire sulle generazioni future. Ad esempio, sono stati fatti questi studi su donne che hanno vissuto durante l'ultima guerra, e queste hanno avuto, visto le condizioni ambientali in cui erano vissute, di stress, di scarso cibo, tutto quello che volete, immagino che sia stata una situazione drammatica, dei bambini molto più piccoli di quelli che normalmente abbiamo noi oggi. Quei bambini hanno avuto dei figli anche loro più piccoli, quindi queste alterazioni che avevano subito le madri, che avevano trasferito nelle loro vina, erano delle alterazioni che sono delle marcaturine
delle etichettine che è stato possibile trasferire in una generazione. Le piante, ci sono delle piante che subiscono dei gran stress, di siccità, di roba del genere, quelle lì riescono a trasferire lo stress che hanno subito ai loro semini per qualche generazione, poi dopo se il semino lo piantate nella terra buona si riprende, però ci sono delle alterazioni, delle etichettature che riescono a passare di generazione in generazione, per cui sì, la questione è molto complicata, è molto divertente. Qualche altro? Tutti contenti? Tutto qua? Allora, io spero di non avervi scioccato. Io non sono una femminista, io amo teneramente gli uomini, penso che siano l'altra metà del cielo loro. Ho sempre l'impressione che quando racconto queste cose sembri che uno... siamo tutti qua, tutti quanti facciamo la nostra parte, vittime del passato, dell'uomo e di quello che è importante, credo che sia, tutti quanti a fare la nostra parte, cercando di considerare questa vita nostra unica, irripetibile, come l'occasione per non disturbare, distruggere la vita unica e irripetibile degli altri, ciascuno mettendosi la propria buona volontà, poi dopo quello che è stato, insomma.